Salve a tutti ragazzi, sono il maestro Francesco Roccia. Ho deciso di fare questo tutorial su questo brano di Bruno Mars, Look at Out of Heaven, in occasione del Dram 100. Non vi suonerò il brano con la base, ma vi spiegherò tutti i vari passaggi di questa canzone. Partiamo dal groove. Il groove fa così, vedete già dalla versione originale, le baquette fanno ah 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 ah, quindi con un ingresso in levare. 1, 2, 3, ah ah. C'è una cassa che va suonata in direzione del rullante, ma chi non ci riesce può anche non farla. Ve la spiego lentamente. Lucrezia mette nel video con la base che potete trovare sempre nell'evento alla fine di ogni giro. Mi raccomando, mettetelo, non è difficile. Subito dopo abbiamo una quartina con cassa. Sono quattro colpi, tre di mano e una di cassa. Poi chi non riesce a mettere la cassa in mezzo, che non riesce magari, che si inceppa qualcosa, che non ha ancora magari una buona coordinazione tra mani e piedi, può fare semplicemente, quindi due semicroma croma, pa, oppure tre semicroma con la pausa. Ok? Dopo la quartina ritorna, però ne sono tre questa volta, e fanno quasi un giro della batteria. E questo però succede al minuto a 0,48 secondi, ok? La prima quartina era a 0,42 secondi, mentre questa era a 0,48. Mentre a 0,54 c'è una terza quartina, che è quella che può sembrare la più difficile, perché in velocità magari uno non capisce né staking e né come si muove Lucrezia sulla batteria. Invece, adesso ve lo spiego lentamente. La prima quartina è questa, tra rullante e tom 1. La seconda è tra rullante, tom 1 e timpano, mentre la terza è data da tom 2, tom 1 e timpano. Ve la faccio lentamente, tutta attaccata. Scusate. Quindi primo, secondo, terzo. Ok, ultima volta lento, suonatelo con me. Veloce, 1, 2, 3, 4. Ok? Di nuovo, 1, 2, 3, 4. Ancora, 1, 2, 3, 4. Ancora con me, 1, 2, 3, 4. Spero sia chiaro. Ritornerà a questo passaggio più in là. Poi, praticamente, sempre nel video, Lucrezia passa con la mano sinistra sul Charleston a fare gli ottavi e con la cassa con i quarti, e subentra un po' di ambidestria. Quindi la mano sinistra fa gli ottavi, la cassa i quarti, e la mano destra, un visual per il pubblico, pure per fare una sorta di coreografia, si muove in direzione della cassa. Quindi, per chi non riesce ad avere questa indipendenza, specialmente a mantenere una sinistra, la sinistra con gli ottavi, può fare tutto a unisono praticamente insieme alla cassa. Quindi funziona lo stesso. Poi abbiamo io l'ho chiamato timpano groove, dove il crescendo. Ve lo spiego. Cassa sempre in quattro, mano destra ottavi. 1, 2, 3, 4. Oh, pa, ah, 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 ah.
ancora più lento. 1, 2, 3, 4. Alla fine di questo ci sono dei piatti in levare. Ve l'attacco sempre lentamente. Faccio questo movimento qua. Ok, si ripete, siamo nella seconda strofa, per il batterista di Bruno Mars praticamente qua rimane solo sul Charleston, quindi ferma tutto il groove e farà questo. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, qua. Praticamente fa quattro battute, ma sulla quarta, sul primo movimento ci mette 4. Ma ora vi spiego meglio. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Qua. Ancora più lento. 1, 2, 3, 4. 2, 3, qua. Adesso torna il timpano groove che abbiamo già incontrato prima, che ci porterà praticamente allo special. Io la chiamo anche parte C, con uno stacco però. Don't you know, oh, oh. Don't you know, oh, oh. Oh, one, two, three. Oh, yeah, yeah. E c'è tutta questa parte che è molto facile, lineare. Poi Lucrezia nel video mette due sestine. Le sestine, ragazzi, sono 1, 2, 3, qua ci sei, 1, 2, 3, qua ci sei, su. Solo che lei un colpo lo dà già sul Charleston con la cassa, quindi fa 1, 2, 3, qua ci sei, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Sempre 6 sono, ragazzi, invece di fare 1, 2, 3, qua ci sei, 1, 2, 3, qua ci sei, ovvero 6, 2, 2, 2, faccio 1, 1, 2, 3, qua ci sei, 1, 2, 3, qua ci sei, che viene fatto praticamente su quel groove lineare, quindi diventa come un rallentato. Ah. Il brano qua si ferma la batteria, praticamente questo qua era il passaggio che stava quasi sulla parte finale. Adesso invece abbiamo un altro groove sul timpano che è diverso da quelli precedenti, e questo groove ci porta verso il finale e fa così. Ok, cassa e accento vanno insieme, quindi pappa, pappa, la parte forte è pu-pu, quindi si accendi, tu-tu, vanno sempre con la cassa, pappa, pappa, quindi tu-tu. Studiamolo un attimo insieme. Velocità originale, 1, 2, 3, oh, oh, oh. Sull'ultimo Lucrezia fa un crescendo. In levare. Tanto i tre, quattro, Chiude mettendo una quintina. Per chi non riesce, ragazzi, potete fare pure la quartina. Oppure, per chi non riesce proprio, può fare pure
una quintina fatta senza cassa, quindi fa un dente qua, c'è, ok, oppure oppure quartina, oppure come dicevo prima, come volete. Noi facciamo la guidina. Proviamola insieme. Quartina invece. Quintina solo con le mani. Oi. Quintina normale. Finito. Buon studio, c'è stato qualche errore, non ci fate caso, una cosa che, fatta veloce, che serve per farvi studiare e per portarvi a questo fantastico Drum 100. Vi aspetto. Vi mando un bacione e vi auguro buon studio. Ciao a tutti da Maestro Francesco Roccia.